Oro. Mi ricordo che era difficile, sì, mi ricordo che era difficile. Boh, proviamo. Il segno tipo di gene è stato scoperto e sbloccato. Xerofilo in giocatore singolo. Ah, ecco. Ecco cosa dobbiamo fare. Mi ricordo che era bloccato, perché era veramente stradifficile. E dovevamo appunto... come si dice? Dobbiamo sbloccare delle cose. Vabbè, lo tentiamo, lo tentiamo. Allora, qui non ci possiamo mettere niente. Qui niente. Terracita aumenta la possibilità di diffusione via terra della tua epidemia. Quindi andiamo con la terra. E poi abbiamo tutte le varie tipologie. Io, ragazzi, farei tipo... estremofilo, tutti gli ambienti. E via. Ingegnere blasfemo. Vabbè, mi sembra giusto. Ruben, bentornato. Grazie mille, bro. Grazie per i 4. Raga, andiamo così, dai. Facciamo normale. Come lo chiamiamo? Nome virus? Come lo chiamiamo? Droppate il nome. No, prima partita dopo tanto tempo la faccio diventare normale. Lo chiamiamo Paolo. Va, mi piace Paolo, va bene. E invece no, invece no. Diocleziano. Diocleziano, è grandissimo Diocleziano di oggi, di questa sera. Raga, non mi ricordo nulla. No, mi ricordo assolutamente nulla. Quando si sta risvegliando, secoli fa, un umano in punto di morte venne infettato da un senso agente patogeno, la piaga ombra. Sepolto nelle profondità del sottosuolo, l'umano venne lentamente consumato e trasformato. Allora, raga, io partirei, visto che abbiamo la roba tramite terra, qua non sarebbe male, eh. Partiamo dalla Cina, va. Allora, il mondo è incredibilmente cambiato, ma il vampiro riesce già a fiutare il sangue di miliardi di umani pronti a essere consumati e soggiogati. Ok. Allora, dovete darmi, ragazzi, un secondo. Perché io vedo... non vedo un pezzettino di schermata. E lo sistemo subito. Che purtroppo, avendo reinstallato il gioco... E ce l'ho in finestra. La Cina investe troppo nella ricerca. Non me li ricordo. Adesso le riprendiamo comunque. Le riprendiamo. Oh. Dov'è Plague Inc? Ok, fatto. Fixed. Allora, iniziamo subito. Vediamo un pochettino. Ok. Abbiamo qua tutte le varie cose. Abbiamo i sintomi e vampiri. Spendi DNA points e tu... Ah, ok, questo qui è tutto in inglese. Si adatta al mondo moderno e riesce a nutrirsi senza dare nell'occhio, nascondendosi la propria presenza. Questo è interessante. Ok, paesi più vicini. Allora. Ora, trasmissione non abbiamo nulla, eh. Abbiamo soltanto sintomi. Dobbiamo un attimo evolverlo, per forza. Ecco, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Allora, abbiamo detto via terra.
I cambiamenti genetici del virus aumentano l'infettività e le mutazioni e rendono possibile l'infezione tra le specie, aumentando la velocità di ricerche. Aumenta la, la velocità di ricerche future. Non va bene. Ambienti umidi. Ci sta? Ci sta? Ok. Lasciamo così. Allora, andiamo avanti. Diocleziano, creato da un vampiro. Il vampiro d'origine è un ceppo unico della piaga ombra di nome Diocleziano, che si diffonde indipendentemente dal vampiro. Gli umani, infatti, non hanno idea di cosa abbia in serbo per loro il vampiro. Chissà in italiano cosa avrà per noi. Ah, è vero che su qui c'era la roba che possiamo fare così per spostarci. Ma io andrei subito, ragazzi, in India. Il tuo vampiro può cambiare in modo. Il tuo vampiro ha indicato l'icona rossa nella mappa. Vabbè, questo che lo sappiamo. Ok. Ok, ok. Va bene, per ora... però già i morti ci... Vabbè, perché sì, muoiono le persone subito. Mettiamo tutto un po' più veloce. Allora, mafia danese, vabbè, sti cacchi. Prendiamo questo. Prendiamo questo. E direi che ci iniziamo già a spostare, ragazzi, in Asia centrale. Dobbiamo adesso fare però la roba dell'antro, in questo mi ricordo bene. Quindi, pausa. Vampiri, com'era la roba dell'antro? Antro. Ok, gena DNA, perfetto. C'è una roba dell'antro, aumenta la velocità di cura dei vampiri nell'antro. Vai, why not? Allora, così aumentiamo già l'infezione. Però la trasmissione io farei le manine. Ok, che forse voi non vedete. Allora, antro. Io farei l'antro qua in Asia centrale. E via. E qui sta andando. Mamma mia, ragazzi, sti suoni, che belli! Qua devo soltanto aspettare per ora. Ah, ci spostiamo già? E me ne andrei subito in Russia. E un antro in Russia non mi dispiacerebbe. Perfetto, perfetto. Tanti infetti, pochi morti. Giusto, giusto. Tattica migliore. Ok. Ora, in realtà... sarebbe carino andarcene tipo in Romania. Ma che cacchio sta la Romania? Bello. Ma... mi scusi. Ah, la prende come Europa centrale, mi sa. Eh sì. La prende come Europa centrale. Antri in Romania per il meme, eh? Dobbiamo viaggiare verso la Romania. Dobbiamo viaggiare un pochettino per di qua. Andiamo un attimo qua, che si viaggia, perché siamo un po' lontani. Ok, perfetto, ci piace. Abbiamo già una ventina di punti, li userei subito. Allora, sintomi... non farei nulla. Crea un nuovo vampiro producendo mutageni tossici. Ok, quasi tutte le persone contagiate moriranno, ma sarà possibile trovare un ospite adatto, riutilizzabile. Non lo farei adesso. Trasmissione, io andrei...
Prova probabile mutazione. Trasmissione via aerea. Io farei, ragazzi, manine 2. No, vabbè, facciamo roba via aerea, dai. Questo non lo farei ancora. Sintomi nulla. Niente. Ok. Continuiamo, continuiamo. Prima... Allora, aspetta. Prima mortale e poi virulento. Come prima mortale? E così ci sgamano subito se prima è mortale, no? Ah, perché dici così subito ti attacca e muoiono instant. E secondo me ci sgamano tipo instant così, te lo dico. Raga, andiamo in Europa centrale. Proviamo, proviamo. Ok. L'organizzazione aspetta, promettono che si terranno presto, ok. La Cina, ragazzi, 3 milioni. 3 milioni infetti. Facciamoci l'antro. Minchia, ci è costato 11, ragazzi, l'antro, eh. Raga, 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 guarda l'Asia. Malattia sconosciuta individuata in Asia centrale. Eccoci. Raga, dobbiamo spostarci di nuovo. Io andrei qua. Ci spostiamo. Prendiamo i vari antri. Tac. Ok, ok, eccellente, eccellente. Giornata contro Diocleziano. O no? Devo fare un botto di punti. Nella lista allerta, ok. Allora. Adesso è arrivato il momento, un attimo, ragazzi, di trasmetterci per bene. Ok, sto vedendo. Portale dell'ombra. I vampiri in grado di raggiungere istantaneamente qualsiasi altro nella terra, nel mondo, a prescindere dalla distanza. Interessante questo, eh. 13 punti. Mi farei questo. Però, raga, trasmissione dobbiamo aumentare. Allora, visto che stiamo andando in Africa, dovrebbe essere paese povero, evolviamo questo. Ho fatto questo qui perché siamo in Africa ora. Notturno presenta sintomi mutati. Sei già mutato un po'. Stanno già a fare la cura, eh. Ok. Raga, da qui ci spostiamo a qua. Un laboratorio costruito in Sudafrica per curare Diocleziano. Minchia, mi sono appena spostato. Dobbiamo rispostarci. Minchia, sono velocissimi. Allora, adesso dobbiamo, ragazzi, per forza di cose, attaccare i cosi. Abbiamo un botto di punti. Io direi che andiamo adesso, ragazzi, dov'è? Allora.
io farei... Dov'è, dov'è, dov'è? Quello che attaccano appunto... Questa qui. Ok. Se il vampiro non viene attaccato durante la furia sanguigna, entra in uno stato di trance che gli permette di guarire velocemente mentre si nutre. No, l'ho fatto doppio questo. Allora, aumenta la velocità di cura dei vampiri nell'antro. No, andiamo di trasmissione. Facciamo acqua. Allora, adesso io devo attaccare. Ok, il laboratorio in Sudafrica è distrutto, perfetto. C'è un altro laboratorio là sopra. Allora facciamo così, che qui ragazzi ci facciamo... Michelangelo non posso farlo. Allora, mi devo tippare. Potenzialmente qui. Come faccio a tipparmi? Tipo qua, ecco. Allora, mi tippo qui. Al volo. Sono in realtà stupido, dovevo tipparmi qua per andare... Subito qui a distruggere la roba. Ok, da qui, qua. Ok. E ora ragazzi, da qui mi tippo. Ah, qua hanno chiuso i porti. In Islanda. Punta alla diffusione aerea del virus prima che chiudano i terminali. Allora, già qui l'hanno chiusa, però ci vado io. E l'hanno chiusa anche in Australia. Ma le barche ancora no. A parte già mi posso... Ok. Allora. Capiamo come possiamo giostrarci meglio la cosa. La furia sanguigna più potente e interessante. Beh, questo qui faccio che mi nutro. E dobbiamo... i paesi freddi, per forza, perché adesso attaccheremo la Groenlandia. Perché passiamo qui e attacchiamo la Groenlandia, raga. Ok, ora da qui andiamo qua e si fa l'antro pure qui. E adesso possiamo andare da qua a, da qui qua sotto, che ci tippiamo e andiamo subito ad attaccare qua. Ok, laboratorio distrutto. Ok, ok. Dobbiamo migliorare, ragazzi. Vabbè, qua tutto minchia. Dobbiamo fare la roba per l'acqua, mi sa. Vabbè, ci possiamo volare noi. C'è l'antro, ci voliamo noi. Però qua un po' d'acqua bisogna fare, secondo me. Facciamo acqua 2, dai. Allora. Facciamo questo. Dell'infettività. E rendiamo meno efficace la cura. Allora, qui già infetto. E va bene. Qua pure... E qui c'è un laboratorio, no buono. Dobbiamo fare un altro per forza qua sotto. Quindi, io direi che da qui ce ne possiamo andare. Qua. Ok.
Dai, dai, dai. La Coppa del Mondo è stata annullata per quello di Diocleziano. A posto. Buono, buono. Dai che la barchetta va infetta. Minchia, se la barchetta va infetta lì. Dobbiamo aumentare il raggio di volo. L'unica. Andiamo qua in Indonesia. Ok. Qui hanno rifatto un altro coso, eh. Hanno rifatto un altro, ma ci tippiamo poi subito, appunto. E da qui noi ragazzi andiamo prima qua in Australia. Ok. E di nuovo da qui. No, ho sbagliato, li ho attaccati. Andiamo qua. E poi li attacchiamo. Ok, laboratorio distrutto. Torniamo in Australia e facciamo un bell'antro tra po'. Oddio, esplosa! Esplosa! Groenlandia esplosa, ragazzi. Quanto vi costa l'antro? Non possiamo farlo? Minchia. E allora facciamo un pochino di furia sanguigna qui. Ok, ed è arrivato il momento di distruggere un pochettino di laboratori. Il primo andiamo qua. E andiamo subito da qui a qui. E distruggiamo questo. Da qui andiamo qua. Vabbè ragazzi, abbiamo anche un botto di punti ora, eh. Allora, facciamo... Che cosa facciamo? O iniziamo già con i sintomi? Facciamo il risveglio del vampiro, basta. E andiamo subito coi paesi ricchi. Olè. Ora, da qui noi andiamo qua e distruggiamo pure questa cacchio di antro. Vai, vai, vai. Perfetto. Ok, ci sono adesso i militari, regà. Allora, il mondo sembra tutto infetto, tranne l'Argentina e il Brasile. Quindi facciamo visita. Oppure andiamo invece a qui. Nuovo vampiro creato in Australia, perfetto. Ok, se non ce l'ha fatta. Allora, dobbiamo aumentare un attimo la sola del nostro vampiretto, raga, eh. Lo so, le hanno fatte. Ma questo è stato sempre difficile, ragazzi. Non l'abbiamo mai vinta. La piaga ombra, mai vinta. Aumentiamo la velocità di cura. Niente. Vampiri in Finlandia, prossima alla morte. Siamo appena morti.
Raga. Non abbiamo più il vampiro, eh. Dobbiamo trasformarli. No, raga, ma è sempre stata persa. Questo qui è molto difficile. Ok. Questa l'abbiamo fatta. La riduzione del flusso sanguigno conferisce un ritmo un valore mortifero, aumenta l'infettività. Ok. Raga, io direi che... vediamo che succede. Però... siamo messi molto male. Perché non abbiamo altri vampiri. Non possiamo fare nulla. Oh. Raga, 85%. Qua vogliono già attaccare gli antri dei vampiri. Non si può fare nulla. Siamo senza il vampiro. Raga, è assurdo. È troppo difficile. Oh, non mi ci fa più cliccare. Ma? Ok. Raga, la cura è già andata. L'hanno già fatta. Per vincere questo devi puntare a non farlo virale, ma subito mortale accumulando punti. Poi di botto lo fai virale. Ora lo proviamo. Ok. Ora lo proviamo, ora lo facciamo bello cazzuto, anche perché... cioè, non abbiamo vampiri per ora. Quindi... oh, è spawnato un vampiro! Ma raga, già curato, già curato. Niente, GG. Ci hanno fatto il culo comunque. Niente. Siamo portati. Quanti? Dai, 840 milioni. Dai, ce li siamo portati almeno così nella tomba. Ancora resistiamo. Posso andarmene nell'antro che mi curo. Però non mi sto curando per niente. Sto morendo invece. Mi hanno ucciso. Mi hanno shottato in Europa centrale. E niente. Sconfitta. Allora, la riproviamo. Gioca. Piaga ombra. Allora, il segmento innovativo di genere è stato scoperto e sbloccato. Idrofilo, in giocatore singolo, ok. Ma ce l'abbiamo già. Boh, vabbè. Allora. Avanti, normale. Lo chiamiamo Pablo. Pablo. Ok. Allora, io inizierei intanto subito dall'India. India. Pare Sud America che non ha fondi per la ricerca. Addirittura, partiamo da Sud America. Va bene, partiamo da Sud America. E ce l'abbiamo. Ok.
Ora, dobbiamo farlo quindi letale. Va benissimo. Dobbiamo quindi a sto punto andare subito in sintomi e shottare. Quindi il vampiro lancia la piegombra per soggiogare l'umanità. Le vittime sviluppano gravi ecchimosi. Ok. Infetti soffrono di insonnia, infettività aumentata. Però possiamo fare risvegliare il vampiro, che è un nuovo vampiro, producendo mutageni tossici. Quasi tutte le persone contagiate moriranno, ma sarà possibile trovare un ospite adatto. Quindi direi che facciamo questo. E olè. A posto. Abbiamo poi... Si creano cisti pieni di pus scuro, aumenta l'infettività e rende leggermente meno efficace la cura. Ok. E direi che per ora va bene così. Ok. Non devo aumentare infettività. Ok. Ah, vabbè, sì. Perché l'aumenta leggermente, giusto? E per ora stiamo andando. Pablo creato da un vampiro. Il vampiro d'origine non c'è punico della piagombra, ok. E adesso, ragazzi, aspettiamo. Ok. 10 punti. Lo rendiamo subito istante letale. Aspettiamo con calma. Pablo ha bisogno del vampiro per diffondersi. Ok. Olè. Ma già dire che possiamo spostarci. Oppure no? Il problema è che qua tutto per renderlo letale è tutto aumenta l'infettività. Allora, aspetta, posso fare il fatto che già attacchiamo di notte però e ammazziamo. E via. E ci facciamo anche la roba dell'antro, poi già che ci siamo. Ok. Olè. Così pigliamo punti. E ci siamo. Culto sanguinario continua in Argentina. Perfetto. Olè. E ragazzi, farei un piccolo antro qui. Così ci dà anche i punti. Abbiamo già 30 punti, eh. Allora, adesso dobbiamo per forza spostarci, però. Non possiamo rimanere in Argentina dove siamo. Presumendo dobbiamo per forza andare a spostarci per pigliarci tutti in Sud America. Per forza. Io farei già questo. Ok. Il vampiro fa visite a centinaia di umani ogni notte e li mischia con marchia con il sangue, infettandoli con la piaga ombra. Il vampiro si adatta al mondo moderno e riesce a nutrirsi senza dare nell'occhio, nascondendo la propria presenza. Per gli umani è più difficile scovare il vampiro. Va bene. Allora, io gli darei un'altra matata qui. E adesso Pablo è proprio generalista allerta, eh. Quindi ci spostiamo e andiamo in Brasil. Ok. Qua ci siamo. Già stanno facendo la cura, eh. Ah, nuovo laboratorio costruito in Turchia. Neanche il tempo.
Guarda i fondi che hanno. Homes aperto. Fondi per la ricerca 1. Fondi di ricerca medica. Ah, vabbè, un cacchio, ok. L'hanno aperto adesso anche uno in America, eh. Non per dire, però. Cioè, ora c'è un piccolo problema. Ok. Qua stanno aprendo un botto di laboratori, eh? Non per dire. Allora, qui l'abbiamo preso tutto. Ok. Ci andiamo adesso piano piano. Ok. E olè. Cura già il 21%. Andiamo in America. Ok. Diffusione aerea. Fatto. Ok. Allora, istruzione del laboratorio, ok. Ci spostiamo. E distruggiamo. Hanno fatto già la base militare. La vedo tosta, eh. Non ho sbagliato. Mi scliccato. Max la viralità. Io posso farlo ora con la roba. Da manina con manina. In ambienti aridi. Ho le goccioline. Non c'è molto. Io posso fare casomai. Dovrei fare la roba con l'acqua. Ma servono 15 punti. Li facciamo tra poco, tanto. Eccoli. Mi sclicco sempre. Ok. Proviamo a distruggere i laboratori, però. Già la cura è 75%. Cioè, hanno chiuso pure tutti i porti. Non so, signor Banana, la vedo un po' peggio rispetto a prima, eh. La vedo un poco peggio. 95%, è già persa. 100, fatto. E ormai i laboratori non ha più senso. Come facciamo così? Ah, a parte sto già morendo io. Eh sì, è andata. Rip. Rip. Però non credo perché non mi ha creato gli altri vampiri. Pablo II. Allora, riproviamo qua sotto. Riproviamo qui di nuovo. Ok, abbiamo già un botto di punti. Facciamo subito, quindi. Dov'è il fatto che possiamo andarcene in giro? Non devi fare max anche all'inizio. Allora facciamo questo. E dobbiamo fare per forza il primo sintomo. E facciamo questo qua. Ok.
Ok, adesso la letalità è alta, infettività bassa. Abbiamo 8 punti. Così non viene scovato il vampiro. E ci siamo, così siamo chill ora. E ora ce ne viaggiamo già in giro. Andiamo qui. Andiamo qui. Perfetto. Andiamo qui. Perfetto. Andiamo qui. Ok. Andiamo qui. Olè. Adesso 19 punti. Allora. Allora io farei a sto punto velocità movimento. E possiamo fare. Allora, contagiare. Trasmissione no per ora, abbiamo detto. Possiamo fare il vampiro fa visite ai cittadini umani ogni notte di marche con il sangue, infettandoli con la piaga ombra. Facciamo questo. Ok. Mo ci pigliamo tutta l'America. Poco alla volta. Proprio così, passo dopo passo. E mi sa che io comunque non ci arrivo. No, in Africa ci arrivo forse. In Africa forse ci arrivo. Però prima andiamo in America. Ci prendiamo prima questa qua piccolina. Ok, e da qui andiamo in Messico. E da qui in America. Zitti zitti. 16 punti. I vampiri riescono a trasmettere la piaga ombra tramite una grossa nube. Decine di migliaia di infetti ogni giorno. No, secondo me ancora no. Ancora non ci hanno neanche sgamato. Ma l'ho detto, ci sgamano. Allora. Ma io mi farei adesso tutto il giro così. Anche Groenlandia, Finlandia. Io aumenterei la velocità di movimento del vampiretto comunque. Anche perché comunque infettiamo un botto. Malattia sconosciuta individuata in Groenlandia. Ok. Devi sterminare tutti in Groenlandia con la furia. Allora. No, con la furia. Sì, esatto. No, ancora no. Allora, trasmissione via aria, facciamo. Ok. E possiamo fare... gli ambienti aridi, così appena tocchiamo comunque la roba, quella, come si chiama, l'Africa, la pigliamo tutta. Quindi direi che ci siamo. Olè. Andiamo in tiri dritto in Africa. Dobbiamo un attimo arrivarci. Dobbiamo arrivare qua. Allora. Ok, questo è fatto. E ora andiamo proprio qua, in Africa centrale. Olè, let's go. Non attivare i sintomi fin quando non distruggi i militari, ok.
Ci siamo, ci siamo. E qua dobbiamo aspettare un pochettino. Direi che andiamo subito in Australia, quindi. E per l'Australia... Da qui arriviamo all'isoletta, mi sa. Dovremmo farcela. No, per poco. Non ci credo. Non possiamo, tipo... 17 punti. E magari facciamo subito questi 17 punti, che dici? Qua gli infetti stanno scendendo comunque in USA. Ci facciamo un giretto intanto in Africa. Ecco, già hanno iniziato a fare gli studi. Andiamo. Allora, 18. Ok. Raga, dobbiamo attaccare il coso in Francia. Dobbiamo attaccare la roba in Francia. Dobbiamo attaccarlo per forza adesso. Quindi, vabbè, adesso tanto abbiamo la zona anche più grande. Andiamo qui e attacchiamo. Ah, non c'è più roba per attaccare, però. Dobbiamo fare la furia. Ok, no, servono 15 punti. Ma ci va male. 15 punti pesa. Non facciamo neanche punti qua. Proprio zero. Sì, intanto mi giro per l'Europa. Ah, Italia. Che già la cura al 21. Minchia di laboratori, regà. Vabbè, li distruggiamo tutti questi, eh. Però non mi sta dando la furia, però, eh. 16. Ok, ce l'abbiamo. Allora, Francia subito. Qui non possiamo farla la furia. No, troppo veloce, guarda. Ok. L'abbiamo giocata bene questa, un attimo. Groenlandia subito. Groenlandia qua. Dobbiamo per forza... Minchia, non gliel'ha attaccato? Ah, perché ha messo pausa, ok. Allora, fermi tutti. Devo fare un paio di... qualche resistenza. Devo fare questo. E devo fare poi tolleranza agli antibiotici. Allora, c'è la cura in Argentina. Lol. Andiamo al volo in Argentina. Distruggiamo. Ok, allora, altre cure in giro non ci sono per ora. Possiamo volendo rivolare tipo in Sudafrica e non ci arriviamo. Andiamo in Marocco.
Combo cavaliere oscuro, una furtiva creatura simile a un pipistrello spaventa criminali e nottamboli. Ok. Ah, si è fatto questo qui. Oddio, posso... posso involverlo. Ci dà 2 punti. Rimborso 2 punti DNA. Cassa. Tanto non... infetti soffrono di insonnia, infettività aumentata. Non ci interessa tanto l'infettività. Dobbiamo sempre essere letali. Oppure la lasciamo ormai. Diffusione, servono un poco di punticini. Andiamo in Sudafrica. Attiva protocolli militari, ecco. Guarda un po' dove. Proprio in Sudafrica. E mo? Io non posso attaccarli. Dove ci spostiamo? In Madagascar. Allora, il problema è che adesso stanno facendo la roba con i militari. Come facciamo? Come facciamo? Posso fare le manine secondo. È l'unica. Se no facciamo sangue 1. Facciamo sangue 1, dai. Però dobbiamo per forza attaccare ora. È l'unica. Perché se la letalità è troppo superiore all'infettività, gli infetti muoiono tutti e non contagiano nessuno, facendo sparire la malattia. Lo so. Raga, qua non si può fare una minchia ora. Ma come si fa a fare il secondo vampiro? Non l'ho capito. Cioè, qual è la roba per fare il secondo vampiro? Bella, Diego. Mannaggia, riavvia, sì. Niente, raga, dobbiamo... Pablo III! Raga, partiamo, tipo, dall'Africa centrale. Oppure sempre Sudafrica, non lo so. Cioè, se su Sud America. Se c'è un bel po' più di popolazione. No, e dove cazzo ho cliccato? Vabbè, raga, si starta in Africa occidentale. Va bene. E ormai siamo lì. Devo fare questo. E fare... Allora... Pistrello. E facciamo poi furia notturna. E velocità movimento. E ci spostiamo come i porci. Oh, non mi ci fa cliccare. Ok. Andiamo qua. Da qui a qui.
Da qui a qui. Ok. Da qui Africa centrale. Poco alla volta. Da qui a qui. Da qui a qui. E da qui a qui. Ok. Ora, la roba dell'antro. Olè? Ogni antro costruito in un paese caldo aumenta l'efficacia della piaga ombra nei paesi caldi. Già non sarebbe male. Però io farei velocità movimento 2. In realtà. No, meglio prima velocità velocimento 2. Tanto li facciamo subito per i punti. E ci spariamo l'antro. Ah, prima dobbiamo tipparci. Da qui a qui. Ok. Facciamo l'antro qua.